Tutto giusto. No, hai detto le parole giuste, però bisogna trovarsi pronti. È quello che abbiamo fatto dalla panchina perché sono tutti utili i ragazzi. E quando bisogna essere chiamati in causa, bisogna essere pronti a dimostrare di poter giocare e mettere in difficoltà il mister. Ci siamo riusciti, abbiamo portato a casa un buon pareggio. Io ho preso la palla pure sul rigore perché volevo vincere la partita, perché me lo sentivo, è andata male, però ci portiamo a casa il punto che fa sempre morale in trasferta e adesso pensiamo all'Empoli. Adesso arrivo da una costola rotta un mese fa, adesso mi sono ripreso bene, non è stato facile allenarmi perché come andavo in affanno mi faceva male a respirare, però adesso sto bene, quindi sono a disposizione al 100%. Ecco, tu sei. Non credo di aver giocato così tanto per avere delle critiche, però accettiamo e portiamo a casa. I giornali non li leggo e i tifosi ci sta che dicano loro perché sono liberi di tifano la propria squadra e sono liberi di dire quello che vogliono, però io quando entro in campo cerco sempre di dare il massimo per la maglia che porto e se delle volte va male sono io il primo che è più arrabbiato di loro. Ma sicuramente siamo entrati col piglio giusto e abbiamo trascinato i ragazzi a crederci, anche se stavamo facendo il secondo tempo, siamo entrati bene in campo perché anche Lentella si è abbassata un attimo, però devo dire che il secondo tempo abbiamo fatto bene e ai punti meritavamo di vincere il secondo tempo. Però pazienza, portiamo a casa la prestazione, ci portiamo a casa il risultato e ripartiamo da qua. No, mi sono accorto subito anch'io che potevo fare sicuramente meglio perché un tiro del genere era l'ultima opzione da prendere in considerazione e ho sbagliato. Ho chiesto scusa al mister, ragazzi, perché ho proprio sbagliato tiro e mi dispiace perché potevamo portare a casa il risultato pieno. Sicuramente in settimana vedremo gli errori che abbiamo fatto e c'è sempre da migliorare, anche se uno gioca da una vita, c'è sempre da migliorare. Migliorano i campioni, figuriamoci noi che siamo in Serie B, dobbiamo migliorare, guardiamo gli errori e cerchiamo di limare il più possibile in campo. È normale, noi vogliamo quello. Massimo impegno, umiltà e continuare col lavoro in settimana e fissarci questo obiettivo che ci abbiamo già in testa, però tutti uniti e speriamo di farci. Sì, è stata una partita da due volti, no? Primo tempo sicuramente dopo un'occasione nostra importante, secondo dopo pochi minuti con Stefano, Lentella ha fatto un ottimo primo tempo dove arrivava sempre prima sulle seconde palle dove ci ha messo in difficoltà. Al secondo tempo secondo me la nostra voglia di riprendere la partita, il nostro carattere è uscito fuori anche comunque la nostra qualità. No, sì, l'ho detto, sicuramente il primo tempo eravamo un pochino timorosi, forse anche dalla prestazione un po' della Juve Stabia, che cercavamo un pochino la rivalsa mentre siamo comunque entrati un po' timorosi. Ecco, secondo me dobbiamo comunque sì avere più temperamento perché la Serie B è un campionato molto difficile dove non possiamo permetterci assolutamente dei cali di tensione e di concentrazione. Sapevamo che Lentella usava molto la profondità, infatti abbiamo gestito male una situazione. Ora sicuramente l'andremo ad analizzare in settimana col mister per cercare di migliorarci sempre. Ma è chiaro che il calo fisico che si era visto la Juve Stabia secondo me era determinato anche dalle quattro partite in 10 giorni, perché comunque molti ragazzi avevano fatto tutte e quattro le partite dei 90 minuti, quindi un calo ci poteva stare secondo me su quella Juve Stabia, anche se in casa non possiamo permetterci di perdere punti. È chiaro che, come ho detto già prima, la determinazione che abbiamo messo il secondo tempo dobbiamo metterla sempre, perché l'abbiamo già messa in altre prestazioni e deve essere quello il nostro calcio, dobbiamo imporre il nostro gioco e dobbiamo sempre comunque sia avere grande voglia di portare a casa punti. Ma io non credo, perché comunque abbiamo visto che con la Cremonese, che comunque è una squadra che dovrebbe ammazzare il campionato, secondo me abbiamo fatto totalmente nulla partita, quindi questo campionato è bello forse anche per questo, perché comunque c'è un grande equilibrio e solamente veramente i dettagli possono fare la differenza, quindi ci prepariamo al meglio e cercheremo di fare bottino pieno. Sì, è chiaro che l'anno è lungo, quindi uno si spera sempre insomma di non avere incidenti di percorso, no? Diciamo così. È chiaro che dobbiamo essere bravi comunque tutti quanti a entrare nel gioco, nelle strategie del mister e tutto quanto, quindi piano piano stiamo trovando i nostri meccanismi e trovando comunque sia le qualità di ogni compagno, quindi piano piano ci stiamo conoscendo sempre di più e stiamo cercando sempre di fare meglio.
No, veramente avevo altre due o tre soluzioni in B, solo che penso che una forte sia stata comunque il direttore Rubino. Io ci ho giocato comunque a Novara e parlare con lui, fare due chiacchiere con lui comunque mi ha convinto a questo progetto e comunque sono innamorato del Sud, quindi una piazza calda, una piazza dove comunque ogni volta che sono venuto a giocare non ho mai vinto, quindi mi ha sempre affascinato un pochino. Sì, certo, Crotone, quando abbiamo fatto lo sconto diretto ai playoff, mi ricordo tante... E niente, speriamo che questa avventura vada al meglio possibile.